vaccinazione antinfluenzale in gravidanza è utile e fortemente consigliata. Questo perché in gravidanza l'influenza si può manifestare sia nella sua forma tipica, sia in forme più complesse, più severe, che possono richiedere l'ospedalizzazione anche in terapia intensiva e che possono associarsi a complicanze relative alla mamma o relative all'esito della gravidanza stessa. Sono stati infatti riportati aumenti di rischio di aborto spontaneo, parto pretermine, basso peso alla nascita, morte endoterina e un aumentato rischio di dover ricorrere al taglio cesareo per l'espletamento del parto. La gravidanza è quindi un momento di rischio dal punto di vista dell'influenza. È per questo che è raccomandata la vaccinazione. Vaccinazione che attraverso la produzione di anticorpi, che impiegano 2 o 3 settimane per raggiungere dei livelli adeguati e che anticorpi che attraversano la placenta e in questo modo raggiungono sia il feto e sia persistono nel neonato, è possibile ridurre sia il rischio di contrarre l'infezione sia il rischio di sviluppare delle forme severe di influenza stessa. La vaccinazione in gravidanza è eseguibile in qualsiasi momento, indipendentemente dal trimestre di gravidanza. Non sono stati riportati effetti collaterali significativi sia per la mamma sia per l'esito della gravidanza stessa. Le uniche controindicazioni alla vaccinazione sono una ipersensibilità agli eccipienti contenuti nel vaccino e la presenza di una patologia della coagulazione sottostante nota nella